Chef Stordino in Cuoco ma non troppo. Benvenuti in un nuovissimo episodio di Sfida allo Chef. Oggi lo Stordino ha intenzione di andare a riproporre una ricetta di Mirko, ovvero Ciccio Gamer 89. Il mio editor Gianghino mi ha regalato il libro appunto delle ricette di Ciccio. Essendo un appassionato lo Stordino di McDonald's, Burger King eccetera, ho detto ciao, facciamo un bel hamburger. Su questo libro ne troviamo tantissimi e io ho scelto il bacon burger. Allora vi vado ad elencare gli ingredienti che ha utilizzato Mirko e sono pane per hamburger, sale, pepe, salsa BBQ, poi le sottilette cheddar, cetriolini, guanciale, carne trita. Perfetto, allora direi di non perdere altro tempo, partiamo. Io andrò a seguire la preparazione proprio filo per segno come c'è scritto. Mirko consiglia: tagliate il guanciale a fette ed eliminate la cotica, poi mettetelo a scaldare su una piastra per renderlo croccante. A me in realtà non piace troppo crispy, ma voi andate come sempre a sentimento. Va bene, ci metterò tutto il sentimento che ho dentro. Allora, guanciale. Lo so, Mirko, non è il guanciale quello che avete giù a Roma, ovviamente. È caduto sale, vabbè, già che ci siamo. Sale, porta via il male. Già che ci siamo. Allora, prendiamo il nostro guanciale. Cosa? Andiamo a tagliare la cotica, che comunque presumo sia la buccia questa qua. Oh, sei dura, eh? Ok, ce l'ho quasi fatta. Così e basta. Lo vado a tagliuzzare quindi tutto a striscioline. Accendiamo i nostri fornelli. Guanciale tagliato. Lo andiamo a riscaldare. Guardate un po' il nostro guanciale come lascia il grasso. Prendiamo la nostra carne trita, ho preso un macinato di carne trita di bovino adulto fresco. Tiro fuori un hamburger, la paura. Ok, ora l'andiamo a salare, il nostro guanciale è pronto, lo vado a togliere. Andiamo a salare la nostra carne. Metti anche un po' di pepe. Olè! Pepe. Ok. E quindi ora andiamo a mescolare il tutto per bene. Perfetto. Ora vediamo cosa che c'è scritto qua. Iscrivetevi con le mani, quindi seguite la carne nel coppa pasta e prendete così da fargli prendere la forma dell'hamburger. Sapete che facciamo? Se io la metto qua, la metto sul batticose, prendo un bicchiere, no, una tazza, la schiaccio e gli faccio fare la forma dell'hamburger. Ci proviamo! Noi ci proviamo. Quindi prendiamo la carne trita, la mettiamo qua. Cerchiamo di unirla per bene il tutto. Se riesco a compattarla per bene. Signori, dovete sapere che io non ho una mamma. Io ho MacGyver, non so se lo conoscete. Il ragazzo che si ingegnava a fare tutte le cose, ecco. Ha creato un coppa pasta con la bottiglia del latte. Mamma mia, signori. Ma dove la troviamo? Andiamo a schiacciare per bene. Allora, ora prendiamo i cetriolini, affettateli a rondelle spesse. Poi tagliate il panino in due e tostate entrambe le fette. Facciamo che io il pane lo tosto nella padella appunto dove ho fatto il guanciale, che così gli prende pure il sapore, perché lo consiglia anche lui, perché dice nel frattempo rigirate il bacon e quando è croccante al punto giusto togliete le fette e fatele raffreddare così che si induriscano. Usate la stessa pasta intinta nel grasso del bacon per cuocere la carne, però io arrostisco anche il pane perché ho solo questo con la padella, non ho un tostapane. Facciamo così, iniziamo a tagliare i cetriolini. Vediamo se riesco. Sì, perfetto.
scappano sti cetriolini. Ok? Tanto guardate, a me il cetriolino mi piace molto. Ok. Che spettacolo, è venuto benissimo. Ora c'è la parte più difficile, allora. Accendiamo. La padella la metto a 500. E ora c'è la parte più tosta di tutte. Signori! Mamma mia! Perfetto! Ok, andiamo a girare il nostro hamburger. Perfetto! E qua dobbiamo già mettere anche la sottiletta. Il piatto ce l'abbiamo, sì. L'hamburger è quasi cotto. Vado a mettere la sottiletta sopra. Sottiletta accesa. Ora, appoggiamo bene. Qualche sottiletta, quindi non una ma due. Ok, spegniamo, andiamo a toglierlo, perché dopo lo dobbiamo mettere nel forno per farlo sciogliere. Ok, perfetto. Ora andiamo ad arrostire il nostro pane. Ora prendiamo il forno, andiamo a mettere il nostro hamburger. Prendiamo la nostra burger che è messo malissimo. Ok, lo vado a mettere nel forno. Basta, ora non ci resta che aspettare che si sciolga un po' il formaggio e poi diciamo che dobbiamo comporlo. Ok, formaggio sciolto. Ok, guardate com'è bello sciolto. Perfetto. Ora non ci resta che assemblare il nostro panino. Pane sotto, il nostro hamburger. Ci passo di qua, facciamo step. E ora sul nostro panino gli vado a mettere sopra il nostro guanciale a pezzettini. Salsa barbecue. Visto che abbiamo avuto problemi con quel cavolo di tubetto che non riuscivo, l'abbiamo messo nel piattino. No, bisogna fare tutto in autonomia, signori, per quel che si può. Quindi salsa BBQ, che poi è anche meglio, che la riesce anche a gestire meglio così. Ah, cetriolini, mi stavo dimenticando i cetriolini. Cetriolini. E ora non ci resta che chiuderlo. E andiamo a schiacciare. Ed ecco qua la versione del bacon burger di Ciccio, a modo mio, perché ovviamente è diverso, tutto storto, però si sa, ma non troppo. È l'importante, ricordiamoci che sia buono. E infatti adesso dobbiamo andare ad assaggiarlo. Vediamo se riesco da solo, eh. No, 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 no. Chiediamo l'aiuto della mano della famiglia Adams. Assaggiamo. Buonissimo. Ho preso il guanciale, ho preso il cetriolino, ho preso la carne. Buonissimo. E complimentone a Mirko perché veramente accoppiamento perfetto. Ragazzi, come sempre, che dire? Buono e anche troppo. Ci vediamo alla prossima sfida allo chef.